Ciao Mario, ma per caso sei mai stato a Cecina? Sì, ero il capo animatore in un villaggio turistico a Cecina. Per caso mi hai visto? Eh? Allora, dimmi un po', ti ricordi di me? Ho fatto... Buonasera, benvenuti in questa nuova giornata con l'animazione. È il momento del gioco aperitivo! Te lo ricordi? Ti ricordi? Al villaggio del gatto, bravo, alla buca del gatto. Gratis? Che cosa, il villaggio? No, costava una cifra. Sento la puzza di piedi da qua, soltanto perché sono a piedi nudi. No, no, non sono puzzolenti. Non sono puzzolenti. Non mi sono mai puzzato i piedi. Però conosco molti amici che, anche se se li lavano, poverini, sarà il pH, gli puzzano comunque. Mario, ma è vero che gli animatori scopano come pazzi? C'è un surplus di fascino in più, il fascino della divisa, perché l'animatore è un pochino il supereroe della tua vacanza, no? Il direttore mi diceva: non puoi farti le canne con nessuno e devi guardare la carta d'identità per vedere se sono maggiorenni. Vi racconto questa, dai. Si chiamava Federica. La conobbi mentre facevo il gioco della connessione del pensiero con il mio capo animatore Fabio, perché si parla del primo anno di animazione. Ero il novizio, il talento, il diamante da sgrezzare. Fabio decise di portarmi come secondo alla mia prima esperienza perché nello stage di animazione lo avevo colpito. E lui stava per andare in un posto che non conosceva e voleva qualcuno che avesse una base teatrale perché lui era un attore come me. Tra l'altro Fabio era la persona con cui ebbi più intesa all'interno di un palcoscenico, e la cosa era del tutto naturale, anche più col mio migliore amico Jeff, con il quale abbiamo un'intesa veramente mostruosa. Fabio era veramente il mio corrispettivo, eravamo perfetti insieme, tutti i nostri, non dovevamo adattarci in nulla, era perfetto. Ma Fabio, oltre a essere il mio fidato compagno di palco, era anche il mio capo. La squadra era completata da Anna tutta panna e da Laura. E poi a un certo punto ci ritroviamo nell'ombrellone della famiglia di Federica. E io avevo la calzamaglia, ero proprio brutto. Però il primo nome che Federica mandò a Fabio per indovinare, e quindi che Fabio mi avrebbe fatto dire ad alta voce, era Caparezza. Federica stava cominciando a mandarmi dei messaggi. La sera dello spettacolo facevamo il varietà. Cantavo, recitavo con Fabio e facevo un piccolo monologo alla Fiorello. Era l'occasione giusta per suggellare e per coronare l'interesse di Federica nei miei confronti. E andò! Lo spettacolo andò e Federica venne a farmi complimenti alla fine del palco. Aveva un bellissimo vestito e era bionda, una delle poche donne bionde che mi sono mai piaciute, ma senza entrare troppo nei particolari, era la tipica donna che piace a me in canoni estetici. Sì, ragazzi, i più intimi avranno capito. Federica era un femminone. Il giorno dopo, Federica mi chiese di uscire dopo lo spettacolo. Era fatta! Ci ritroviamo nella tavolata degli animatori, io, Fabio, Anna e Laura. E io parlo entusiasta di Federica, no? Federica, mi piace, ha un bellissimo sorriso, sembra gentile, è buona! E Laura dice: Ah, l'ho conosciuta anch'io, ho fatto qualche chiacchiera! Ha 17 anni e mezzo! Lo disse davanti a Fabio, il mio capo. Si girò subito verso di me. Non vorrai mica scordartela, Mario. Sai che vieni licenziato. Ma Fabio non ne ha 14, ne ha 17 e mezzo.
Anche se c'ha 17 anni e 360 giorni, Mario, non lo puoi fare. Federica se ne andò il giorno dopo. E io non ricordo più la sua faccia. Mi sfogai con Riccardo, il barista, con il quale uscivo ogni sera dopo lavoro perché era mio amico. E Riccardo mi rispondeva: ma sei minorenne, minorenne, Mario. Quella fu la prima volta che entrai nel mondo delle minorenni. O per meglio dire, questa fu la prima volta che non entrai nel mondo delle minorenni. Ci sono volte in cui sei entrato, ma ovviamente no, ma questo non è nemmeno uno scherzo. Non ho mai fatto l'amore con una minorenne, chiaramente. E tra l'altro nemmeno da minorenne. Nemmeno da minorenne ho mai fatto sesso con una minorenne. Io non ho mai fatto sesso con una minorenne. Mai.